Il successo del Bar Castello contro lo Shark 04 significa secondo posto definitivo nel girone. E con noi per commentare questa vittoria c'è Ranieri Ruffino. Allora, complimenti per la prestazione, per la vittoria e soprattutto per il tuo grandissimo gol su punizione. Buonasera a tutti, grazie. Cerchiamo di divertirci, di fare un po' di pallone, cerchiamo di girare un po' la palla, di divertirci tra di noi. Il gol vabbè, è risultato. Alla fine ci si tenta sempre. Ci prova, poi se esce va bene. Bar Castello comunque che esprime un buon calcio, soprattutto lì davanti avete un potenziale offensivo di grandissima qualità, c'è quel Clarence che siga il gol a ripetizione. Sì, abbiamo, diciamo, tutti singolarmente siamo bravi, soprattutto Clarence che ha davvero tecnicamente è davvero forte. E diciamo grazie a lui che ci ha salvato in alcune partite in attacco che fa veramente dei grandi gol. E la tua prima esperienza qui al torneo All Stars Mascalucia? È la seconda, anche l'anno scorso c'ero, sempre con loro, però ho giocato poche partite perché ero un po' infortunato. Adesso entrate nell'elite appunto di questa manifestazione, entrate nella Coppa Maggiore dove ci sono le squadre di maggior qualità tecnica, questo Bar Castello vorrà dire la propria fino alla fine. Ormai noi puntiamo a vincere, speriamo che va tutto bene, sempre di divertirci. Per concludere parlaci un po' di te, Ranieri Ruffino, abbiamo visto le tue doti tecniche, ma tu sei un calciatore e giochi nel? Catanzaro. Settore giovanile o prima squadra? Quest'anno primavera. Il salto in prima squadra è vicino per te? Mi hanno convocato una volta e punto alla prima squadra, sperando sempre di con umiltà e di andare sempre avanti. Le tue origini sono catanesi, sono siciliani? Sì. Non si può essere profeta in patria, sei stato costretto a trovare fortuna altrove? Sì, diciamo gioco in una rivale del Catania, però non importa questo, importa andare avanti col calcio. E intanto completi quest'estate alla grande con il Bar Castello. Sì, cerchiamo sempre comunque, come ho detto, di divertirci e giocare. Grazie Daniele Ruffino. Grazie a voi.